Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 10 gennaio. Tanti gli argomenti in questo video, anche molto importanti, altri emozionanti, ma voglio partire da un vecchissimo film, come piace a me, care amiche, cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, c'è Profumo di 150.000. Sempre attivate la campanella e sempre mettete i vostri like ai miei video. E non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri grande successo anche della prima puntata della mia rubrica dedicata alla primavera. La rubrica si chiama Benedetta Primavera. Oggi ci sarà l'Accade Oggi, sempre su Instagram, e ricorderò una partita che il Milan visse, e poi andate voi a indagare sul mio Instagram, dopo 18 anni. Non vinceva da 18 anni in quel campo e in quel 1988 riuscì a espugnarlo. Torniamo a quella partita. Ma parlavo di cinema. Nel 1964 vidi un film ad Alassio. Ad Alassio Cinema all'aperto, bah, non mi ricordo il nome del cinema, però è un film che ebbe un grande successo, una commedia americana, tipica commedia americana, film di un grande regista, Howard Hawks, il regista anche di Rio Bravo, il regista anche di un famosissimo western, Il Dollaro d'Onore. Musica di Henry Mancini. Il titolo del film è Commedia, lo sport preferito dall'uomo. E in quel film lo sport preferito dall'uomo era la pesca. E mi ricordo questa scena e poi vi dico perché questa scena mi ricorda Mattia Popovic. Perché mi ricorda questa scena? Perché parlava, c'è cioè il protagonista è Rock Hudson, la protagonista femminile Paula Prentiss. Ebbene, questo Willoughby, sì, Roger Willoughby era il nome del protagonista, Rock Hudson, l'attore, era uno specialista teorico della pesca. Scrisse in quel film, aveva scritto un libro dove si diceva come si pescava la trota. Però era assolutamente incapace di pescare, era solo un teorico. Ebbene, lui lo invitano a una gara di pesca, lui imbarazzatissimo, e mi ricordo che lui riusciva sempre a pescare delle trote in maniera incredibile. Una di queste successe questo, lanciò la lenza si ingarbugliò su un ramo, quante volte io vado a pescare con mio figlio, quante volte si è ingarbugliato. Rimane la lenza penzolante dal ramo e la trota che era in acqua, pac, è un fimo ovviamente, è andata direttamente e si è autopescata. E voi mi direte: ma tutto questo preambolo cinematografico, a parte il fatto che i doppiatori di quegli attori, Maria Pia Di Meo, Gianni Bonagura, Corrado, anzi Riccardo Mantoni, Ferruccio Amendola, Giuseppe Rinaldi, doppiatori straordinari. A me il doppiaggio mi ha sempre affascinato. Il doppiatore, mi sarebbe piaciuto studiare da doppiatore. Allora, perché Popovic? Perché ieri il Milan è rimasto spiazzato dall'arrivo di Popovic con gli agenti. Perché è chiaro che c'era la trattativa, chiaro che l'8 gennaio aveva compiuto 18 anni, chiaro che non aveva rinnovato con il Partizan e c'era una trattativa, ma il Milan non l'aveva ancora chiamato per le eventuali visite mediche, c'erano ancora dei tasselli, dei dettagli. Ebbene lui, il Milan, invece di andare a pescare, il Milan e i dirigenti vanno a pescare i giocatori. No, Popovic si è autopescato, è venuto lui. E questo mi fa pensare il suo desiderio di giocare al Milan. Dicono che sia un talento straordinario questo 2006. E quindi è venuto lui, si è lui a
È lui che ha preso all'amo il Milan. Milan che è rimasto spiazzato, tanto è vero che bisogna ancora chiudere la trattativa definitivamente. Anch'io avevo parlato di acquisto, perché se un giocatore viene a Milano, alla regola il giocatore diventerà un giocatore del Milan, come Filippo Terracciano qualche giorno fa. Invece non ancora dettagli ultimati. E vediamo se oggi potrebbe essere veramente il giorno di Popovic, ma se io dico è il giorno di, poi arrivano i buon temponi che mi ricordano il famoso giorno, e ve lo dico io, di Davide Frattesi, il D-Day. Però era così bello il D-Day, ho messo anche la musica di to, il giorno più lungo, un film meraviglioso. Allora, quindi Popovic sarà un giocatore del Milan e mi auguro che sia un talento di cui parlano tutti, però mancano ancora dei tassellini per averlo. Oggi volevo anche parlarvi dello stadio, perché il titolo Passo Decisivo si riferisce allo stadio e alla partita di questa sera con l'Atalanta. Con un titolo ne ho sommate due. Passo decisivo, perché la giunta ha dato il via libera alla variante, a che adesso questa via libera, poi ci sarà il passaggio nel consiglio comunale, ma il via libera alla variante della giunta è un passo decisivo verso l'attuazione, verso il futuro stadio a San Donato Milanese. Un passo importante. Mi dicevano che per altre questioni relative sempre allo stadio, il Milan con Gerry Cardinale abbia investito altri 40 milioni, quindi si procede a buoni passi. La burocrazia non si può dire mai a larghi passi, ma si sta andando verso questo progetto. Gerry Cardinale non è mai sembrato un parolaio. È venuto qua con le idee chiare, infatti era andato dal sindaco Sala, era andato dal governatore Fontana, quando si parlava ancora della Maura, il progetto sarebbe stato l'ideale. Che cecità, secondo il mio parere, non avere dato il permesso, non aver portato avanti il discorso relativo alla Maura. Che cecità, sarebbe stato meraviglioso a 1 chilometro o meno da San Siro. Con Tumba. Vabbè, comunque andiamo, parliamo di San Donato. Quindi San Donato, dopo questa via libera della giunta, è diventato un traguardo ancora più fattibile e concreto, e questo è importante. Infatti, Gerry Cardinale, quando otterrà tutte le vie libere, partirà, dicono, fra 1 anno e mezzo, 2, i lavori per il nuovo stadio. Il valore del Milan, infatti, Cardinale lo valuta già 2 miliardi di euro, schizzerà. E quelli che sostenevano che sarebbe arrivato un nuovo proprietario arabo, in questo momento non accennano, non ci sono novità in questo senso, ma da quello che so io, e non lo so per carità divina, per grazia divina, vi ribadisco il concetto: Gerry Cardinale non ha nessuna intenzione di vendere il Milan. Ribadisco, Gerry Cardinale è vero, sta cercando fondi e investitori, ma attenzione a questo aggettivo che quando mi hanno riferito sono stato attento e lo giro in maniera attenta. Strategici. Nel Milan ci sono già gli Yankees, investitori strategici hanno una piccola parte, perché? Perché è sempre nell'ambito dello sport. Quindi, vero, Gerry Cardinale sta cercando investitori strategici che possano permettergli, con il denaro degli investitori, di liquidare il debito con il fondo Elliott, risparmiando ovviamente circa 150 milioni, visto che il prestito di 550 e costa al proprietario della Redbird,
e costa circa il 7%, 7, 7,5, 7,8. Si fa presto, sono 150 milioni. Beh, vedete voi, ecco perché cerca gli investitori strategici. Quindi a me continua a risultare che Gerry Cardinale non voglia assolutamente vendere il Milan. Vero che sta cercando fondi, investitori, ma non per vendere o per dare loro la maggioranza. Questo è quello che mi risulta. Poi vedremo. Passo decisivo, ma parliamo del passo decisivo di questa sera. Una partita che sento molto. Una partita, spero che le ore che ci precedano vadano in fretta. Saremo in 65.000, tanti, perché è un passo decisivo. Vincere oggi e poi vincere con la Roma sarebbe fondamentale per il prosieguo della stagione, che ha avuto degli alti e bassi. È finito il 2023, il 2024 ha avuto un debutto favorevole, 3 gol, 0 subiti, e la partita questa sera contro l'Atalanta, squadra che ho visto bella pugnace e tonica contro la Roma, ha lottato, ha usato più la sciabola che il fioretto, ma è stata una partita bella tonica dell'Atalanta, che è una squadra che sta bene, mi sembra anche di testa. Una partita molto complicata che il Milan affronterà con Maignan, con Calabria, Theo Hernandez, di fianco a lui il debutto di Gabbia, a sinistra gioca confermato Jimenez, Musa, Reinders, Loftus-Cheek a centrocampo, Pulisic, Giroud, non c'è quindi Pulisic, Jovic, Giroud un turno di riposo, Pulisic, Jovic e Leao. Questa sarà la formazione. Una partita che sento molto perché la Fiorentina ha conquistato la semifinale ai rigori ieri sera contro il Bologna e il Milan vuole arrivare in semifinale. Partita durissima, però partita affascinante. E arrivare in semifinale scusate, magari in Champions League, in Coppa Italia, si giocherà mi sembra il 3 e 25, comunque ad aprile. Dimentichiamo dopo la partita di questa sera, dimentichiamo la Coppa Italia e ci riaffacceremo in Coppa Italia solamente ad aprile. Ecco perché mancano 4 partite a un trofeo che al Milan manca da 20 anni, da 21 anni, perché l'abbiamo vinta nel 2003. È un trofeo che potrebbe essere il terzo trofeo in 13 anni. Ricordiamo, il Milan ha vinto nel 2016, dopo aver vinto il 2011 la Supercoppa contro l'Inter, ha vinto solo nel 2016 e il campionato nel 2022. Troppo poco in questi anni, quindi c'è una grande attesa. Sarebbe una bella soddisfazione per Stefano Pioli. Per Stefano Pioli e i suoi ragazzi, uno Stefano Pioli che cerca sempre alchimie per confondere gli avversari, e sarebbe una bella soddisfazione portare il Milan in semifinale, in Coppa Italia. Quindi una partita che sentiamo tutti, forza lotta vincerai, e siamo partiti dallo sport preferito dall'uomo. Speriamo che il Milan possa cercare di vincere la Coppa Italia passando questo turno, e Stefano Pioli essere l'unico allenatore con Nereo Rocco e con Carlo Ancelotti ad aver vinto nella sua carriera rossonera sia lo scudetto che la Coppa Italia. Stefano, provaci. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e scaricate il link in descrizione.